68. Inquinamento mentale. La voce interiore attraverso Roberta S. guide. Bentrovati. La vostra vibrazione segna la vostra luce. La vostra vita è impregnata di tutte le energie che assimilate. Tutto ciò che vivete vi compone, non c'è nulla che vi scorra sopra. Voi assimilate e in caso respingete. Ma la vostra capacità di incorporare le esperienze, le situazioni, le energie è un qualcosa che da sempre vi arricchisce, non vi impoverisce, vi arricchisce. Allora non rifiutate ciò che vi arriva, non mettete una barriera intorno a voi per proteggervi da cosa pensate di dover essere protetti, se non da voi stessi, dal vostro pensiero negativo, dall'influenza che il vostro pensiero fa vibrare in voi. La vostra vita può scorrere con quella semplicità di cui è dotata. Avete l'occhio per complicare le cose, il vostro sguardo è ben attento a non guardare colori chiari e nitidi, ma vuole vedere delle sfumature che a volte nemmeno esistono. Il vostro inquinamento mentale è tale che tutti voi dovreste provvedere in maniera seria e non soltanto avere l'idea di provvedere. Le vostre vite sono inquinate, ma voi avete la possibilità di ritrovare la purezza e l'energia che vi serve per accorgervi della luce che vi circonda, per svegliarvi e vedere che intorno a voi c'è pace e armonia, che il creato è in armonia ed è una vibrazione perfetta, come voi lo siete. Solo che dovete raggiungere quella conoscenza, quella consapevolezza che vi porti ad accorgervi di essere quello che siete. Voi non sapete chi siete, non sapete di cosa siete fatti, ed allora cercate delle idee, ma le idee vi potranno dare dei suggerimenti contrastanti. Allora è il caso che ognuno di voi scelga di proiettarsi in altri ambienti vibratori, su altre vibrazioni, su altre onde energetiche, perché l'essere umano non è fatto solo di materia, ma è agganciato a diverse energie. La vostra capacità di scegliere fa la differenza. La vostra capacità di conoscere la vita che vivete può fare la differenza. Scegliere significa innanzitutto mantenervi in una condizione di equilibrio e vi ripetiamo che il primo equilibrio che dovete raggiungere è quello della vostra mente, dei vostri pensieri. Non devono essere i vostri pensieri a governare il vostro cammino, ma dovete essere voi a stabilire cosa pensare e dove mandare il vostro pensiero, perché voi, fratelli, siete esattamente dov'è il vostro pensiero. Continua.